Riley, mi piaci. Vuoi uscire con me? No! Perché? Che è successo? Non ti amo! Non ho tempo per questi appuntamenti stupidi! Amore, resisti! Non puoi morire così! Non lasciarci! Fatti da parte immediatamente! Devo controllarla! Sono morta! Non va bene! L'abbiamo persa! Era così giovane! Come è potuto accadere? Come faremo adesso senza amore? Non è morta di morte naturale! Uno di noi è l'assassino! Smettetela di dare di matto! Dobbiamo calmarci tutti! Sì, penso che tu abbia ragione! Lasciate fare a me! Troverò l'assassino! Tristezza, confessa! Sei stata tu? Non sono stata io! Allora, invidia! Wow, che bel cappello! Posso provarlo? No, è la mia uniforme da lavoro! Andiamo avanti! Rabbia, penso che sia stato tu! Cosa? Proviamo a contare! Ambarabaci, cicocco! Rabbia, sei tu l'assassino! Non sono stato io! Allora, imbarazzo! Queste accuse sono infondate! Sei stata tu! Cosa? C'è un vero e proprio duello! Per quanto tempo continueremo a darci la colpa? Non volete confessare bene? Che ne dite di questa? So benissimo cosa posso fare! Userò il mio impermeabile! Bene, mi avete convinta! Amici, chi ha ucciso, amore? Lasciate le vostre ipotesi nei commenti! Oh, wow! Questi sono i ricordi! Che fortuna! Ora scopriremo cosa è successo! Guarda, controllerò Riley! Chi è questa? Ciao a tutti, sono amore! Si sta bene qui! Oh, le vorranno più bene che a me! Wow, sei fantastica! Sei così bella! Facciamoci un selfie! Amore! Sono sbalordita dalla sua bellezza! Lascia che ti confessi il mio amore! D'ora in poi il mio cuore appartiene solo a te! Prendilo! Che regalo inaspettato! Sono molto contenta! Sembra una principessa! Smettila di essere timido nei confronti dei tuoi sentimenti! Che cos'è? Credo di essermi innamorato! Sei così divertente! Ti lascio il mio trolley! È perfetto per i selfie! Mia cara, non piangere e rallegrati! Anche tu sei molto bella! Davvero? Sono stupita dal calore del tuo cuore! Ma è meglio se lo ricambiamo! Wow! Ha un profumo divino! Ora una parte dell'amore sarà sempre con me! Ed ecco la console di controllo! Chi è questa seduta qui? Oh, ti è cresciuto un corno da unicorno! Lascia che ti aiuti, ora va molto meglio! Mi ha baciato! Sono in paradiso! Wow! Ho dei follower così belli, vi voglio bene! Cosa? Anche delle gomme da masticare, love this! Le adoro, fammene masticare una! Sono così buone! Vediamo che dice il biglietto! Amore significa non essere gelosi del proprio partner! Cosa? È un'assurdità! Oh, cos'è questa porta? Proviamo ad aprirla! Fermati! Non farlo! Ops, troppo tardi! Oh, sei enorme! Ciao! Ho un segreto spaventoso! Io e Riley abbiamo fatto un buco! Guarda! Ma non dirlo ai ragazzi! Ok! Ragazzi! Lo sapevate che Riley ha un segreto? Che ne dite di questo? Non può essere vero! Amore, ti prego, torna in vita! Che incubo! Qualcuno ha ucciso amore quando le luci si sono spente! E ora siete tutti sospettati! Vi farò una foto! Mi piaceva, amore! Non le avrei mai fatto del male! Il prossimo! Non l'avrei mai uccisa! Amore mi ha detto che ero bella! Lei mi mancherà! Riprenditi! Oh, mi dispiace! Nessun problema, decise!
Il prossimo. Odio essere fotografato. Come al solito. Sorridi per la telecamera. Odio sorridere. Il prossimo. Non le ho mai confessato il mio amore. Cosa? Sul serio? Ops, colpa mia. Scusa. Ora va meglio. Guarda la telecamera. Che flash luminoso! Per poco non sono diventato cieco. C'è ancora spazio qua giù. Non voglio disturbare nessuno. Ecco tutti i miei sospettati. Cominciamo con te. Perché io? Facciamo un esperimento con imbarazzo. Al suo servizio ufficiale, solo un momento. Sto aspettando. Amore, era così stanca per il viaggio che ha deciso di riposare proprio sulla console di controllo. Ma poi è arrivata rabbia. Molto interessante. Rabbia come sempre. Beh, si è arrabbiato molto e la sua testa ha iniziato a bruciare. Sembra proprio da lui. Ha perso il controllo e ha dato fuoco alle gambe di Amore. È stato allora che lei ha iniziato a bruciare e poi... E poi Rabbia era terrorizzato, così. Che ho fatto? E poi è scappato via. Beh, la tua dimostrazione era buona. Continua così. Il fuoco continuava a salire sempre più in alto. È stato allora che Amore si è svegliata. Era molto spaventata ed è caduta a terra. Oh mio Dio. Amore ha cercato di spegnere il fuoco. Si dimenava avanti e indietro, ma non è servito a nulla. Al contrario, le fiamme sono diventate sempre più forti. Ha lottato fino alla fine. È così che è successo tutto. Capito? Sei libero di andare. Rabbia, tocca a te. Agente, mi ha chiamato? Fammi vedere nel dettaglio che cosa è successo. Ecco l'esperimento investigativo di Rabbia. Ecco quello che è successo. Amore è arrivata. Ha conosciuto tutti quanti. Poi è andata alla console di controllo e ha premuto per sbaglio il pulsante di iscrizione. Amici, premetelo anche voi, mi raccomando. E poi Nvidia si è accorta che Amore era alla console. E che cosa ha fatto? Nvidia ha deciso di camuffarsi. Si è mimetizzata con il muro e ha iniziato ad avvicinarsi di soppiatto ad Amore. Naturalmente Amore non sospettava niente. Si stava solo dando una sistemata come al solito. E ora torniamo a Nvidia. Voglio essere bella come te! Che dramma! Continua. Nvidia ha deciso che la mossa migliore fosse uccidere Amore. Così l'ha colpita alla testa e il colpo ha fatto cadere Amore a terra. Che incredibile crudeltà! Dopodiché, il criminale voleva sbarazzarsi del corpo. Ha aperto il bagagliaio della sua auto. Non avrei mai pensato che Nvidia potesse essere così subdola. Poi ha gettato il corpo in macchina. Con calma ha preso il volante. Come se nulla fosse, ha acceso il motore e si è allontanata verso l'ignoto. Quindi aveva anche la macchina. È esattamente così che è andata. Capito, ora puoi andare. Chiamiamo Nvidia. Mi hai chiamata? Voglio sentire la tua versione. Oh! Esperimento investigativo con Nvidia. Ti dirò tutto quanto. Sii gentile con lei. Puoi iniziare l'esperimento. Ricostruirò accuratamente gli eventi passati. Amore dormiva pacificamente sul divano, preso nota continua. Poi è apparsa tristezza. Voleva sbarazzarsi di Amore. E come pensava di farlo? Aveva un piano astuto. E uno zaino vuoto. Ha preso Amore che dormiva e l'ha infilata qui dentro. Continua. Poi tristezza l'ha portata da qualche parte. Ho detto tutto quello che sapevo. Sei libera di andare. Tristezza, voglio vederti. Come vuoi. Bene, racconta tutto. Esperimento investigativo con Tristezza. Ecco gli oggetti di scena. Grazie. Non sto sbirciando. Che imbarazzo. È tutto qui? Sì. È di nuovo vestita. Iniziamo. Amore era in piedi vicino alla console di controllo. Stava premendo vari pulsanti per assicurarsi che tutto fosse a posto con Riley.
Un momento. Ma poi imbarazzo ha iniziato ad avvicinarsi a lei tenendo in mano una rosa. Che strano modo di camminare. Lui le ha dato un fiore e hanno iniziato a baciarsi appassionatamente. Saltiamo i dettagli. Ma non è tutto. Dopodiché, imbarazzo ha chiesto ad amore di sposarlo. Sono d'accordo, baciamoci! Basta, così è troppo! Amore, sei viva! Anch'io sono felice di vederti. Ci sei mancata tanto! Allora, che è successo? Ho una sfera della memoria. Ora vedrete tutto con i vostri occhi. Ho iniziato a dire a tutti che Riley aveva un segreto. All'improvviso le luci si sono spente e poi l'oscuro segreto di Riley è apparso e mi ha colpito alla testa. Sono caduta a terra. E beh, poi sapete già tutto. I ragazzi hanno trovato il corpo vicino alla console di controllo. Ora sapete tutta la verità. Che cattivo! Dobbiamo catturarlo. Ci ho già pensato io. Slegatemi! Perché l'hai fatto? Perché voleva rivelare il mio segreto. Ok, ho capito. Beh, il caso è risolto. Ma rivelare i segreti degli altri non è carino. Non lo farò mai più. Ok. Oh, ci siamo completamente dimenticati di Riley. Deve svegliarsi per andare a scuola. Abbiamo dormito troppo! Fammi raggiungere la console di controllo. Sono in ritardo per la scuola! Devo subito prepararmi! Non abbiamo tempo per una pulizia dei denti approfondita. Fatto! E adesso? Che devo fare? Oh, ma certo! Non devo dimenticare lo zaino, ma non ho ancora mangiato! Ok, mangerò mentre vado a scuola. Devo andare da questa parte. Sono qui! Devo solo prendere i miei libri e andare in classe. Brian! Oh, sei così bello! Ti amo! È così dolce! Siamo in ritardo! Riley, ricomponiti! Sono pazza di te! Va bene, devo trovare un posto in classe. Wow! Non è possibile! C'è un ballo scolastico stasera! Perché ti interessa? Tanto nessuno ti inviterà! Cosa? Perché? Guarda, ti sogna di diventare una reginetta! Con questo vestito sembri una barbona! Lasciatemi in pace, perdente! Non ho altri vestiti! Il mio momento di gloria! Riesci a sentire la vergogna? Siamo stati umiliati! Ora basta ridere di me! Eccola la vera reginetta dei perdenti! Che è questa spazzatura? Beh, non ne avrei più bisogno! Perché lo stai facendo? Li ammazzo di botte! Litigare non va bene! Ci prendono sempre di mira! Aspetta, fammi provare! Vuoi andare al ballo? Questo sorprenderà tutti! Non voglio! Questo è un incubo! Ci taglieranno i nostri bellissimi capelli! È così spaventoso! E adesso? Da dove viene? Smettila di farti prendere dal panico! Ora va meglio! Avete deciso a chi tocca? Oh, porterò la paura al massimo! Per favore, non tagliarmi i capelli! Ehi, voi! Allontanatevi da lei! Lasciate stare Riley! Guardate, si sente un duro! Ho tanta paura! Che cosa ci farai? Io non ci ho ancora pensato! Siamo condannati! Dobbiamo scappare! Aumentiamo il livello di paura! Fermatevi, non colpitemi! E ora dov'è il tuo coraggio? Sei stato fortunato, la campanella ti ha salvato, fatti da parte! No, smettila! Finalmente se ne sono andate! Ci è mancato poco! Brian, grazie per avermi aiutata! Ecco, ti è accaduto questo! Ti sono molto grata, ci vediamo! Aspetta! Vuoi venire al ballo della scuola con me? Mi stai chiedendo di uscire! Ci hai invitati al ballo! Non posso crederci! Sta succedendo! Sì, ok! Mi piacerebbe tanto! Ci vediamo stasera allora!
Stasera! Questa non me l'aspettavo! Evviva, congratulazioni! Stasera andiamo al ballo! Il mio sogno si è avverato! Non vedo l'ora di tornare a casa! A scuola il tempo passa in fretta! La lezione è finita! È ora di prepararsi per il ballo! Devo trovare un vestito! Ho bisogno di un bellissimo abito da sera! Un attimo, ne ho visto uno nell'armadio di mamma! C'è qualcosa che non va! È un po' troppo grande per me! Che disastro! Questo è un fallimento totale! Inizierò a andare di botto! Non posso andare al ballo con Chata così! Devo cambiarmi! Forse dovrei provare il vestito di papà! Non lo so! Come sto? Assolutamente no! Ci rideranno dietro! Oh, sono terribile! Ma questi sono gli unici vestiti che ho! Abbiamo grossi problemi! Sembra che il ballo sia saltato! Non ho niente da indossare! Brian non mi amerà mai! Ehi, chi sta piangendo qui? Pauci, che ci fai tu qui? Sono qui per aiutarti a prepararti per il ballo! Ma io non ho vestiti! Aprimi! Troverai il vestito all'interno! Wow! È davvero per me! Ti ho detto che sarebbe andato tutto bene! Riley avrà un vestito bellissimo! Spero che vada bene! Se la taglia fosse sbagliata, non portate sfortuna! Non badate a me! Queste sono lacrime di gioia! Non possiamo metterci in imbarazzo! È ora di essere felici! Spero di non essere in ritardo! Dove sarà Brian? Perché non è qui per incontrarmi? Questa è la nostra serata! Riley dovrà essere al centro dell'attenzione! Finora tutto bene! Assolutamente! Sono così felice! Questa musica è stupenda! Voglio ballare! Oh, ma che sta succedendo? Voglio solo ballare! Non metterci in imbarazzo! Sto morendo dalla vergogna! Ora lo uccido! Brian non si vede da nessuna parte! Riley! Wow. Sei splendida! Brian mi ha notata! Mi sento così in imbarazzo! Ci sta guardando! Non ero pronto per questo! E adesso che facciamo? Aiuto! Devo essere coraggiosa! Riley! Tu stai benissimo! Sono felice di vederti! Anch'io sono contenta! Posso avere l'onore? Oh, non lo so! Ci ha chiesto di ballare! Che facciamo? Chi sa ballare? Il ballo è il mio forte! Illuminerà la pista! Imbarazzo, no! Non mi vedrete mai più! Ho lasciato il paese! Ho capito! Comportiamoci come se tutto andasse bene e non fossimo nervosi! Non sono una grande ballerina, però proviamo! Ma quanto è patetica! Guarda quei piccoli piedi, sono così imbarazzanti! Andiamo! Dobbiamo tenerci per mano, ma non so come fare! Nemmeno io l'ho mai fatto prima! Imbarazzo, questo è il tuo momento! È il mio momento, allora attivo modalità morire di imbarazzo! Che imbarazzo, sto perdendo i sensi! Non sono una brava ballerina! Questo tu lo chiami ballare! È terribile! Beh, guardala! Balla come un piccione ferito! Prova a mettermi le mani sulle spalle, così! Oh, sei sicuro che vada bene? Mi sembra un po' scomodo! Facciamogli vedere come si fa! Sto per morire dalle risate! Guardali, sono i re del cringe! Stanno ridendo di noi! È ora di godersi il ballo! Come vuoi! Non così! Non dimenticherò mai tutto questo! Basta! È ora che Riley si diverta! Mi piace ballare con te! Sono contenta che tu sia qui! Ce la stiamo cavando bene, no? Oh! Lo sapevo! Il piede è rotto! Un disastro totale! Il ballo è rovinato!
mi fa malissimo il piede! Riley, resisti! Sto cadendo! Oh, mi sono rotta una gamba! Sto arrivando, piacere di conoscerti, sarò il tuo medico! Puoi sistemarla? Ci puoi scommettere? Farà male! Calma, sei in ottime mani! Farò in modo che sia veloce e indolore! Fatto, che te ne pare! Mi sento un po' strana! Come farò a camminare? I nostri giorni da hockeyisti sono finiti alla fine della nostra carriera! Ma quando guariremo? Presto, non spaventarti! Tutto per colpa di questo stupido ballo! Non dovevamo andarci, ecco, lo sapevo! Come faccio ad andare a scuola con il gesso? Che imbarazzo! Non potrò più andarci! Portatemi ai comandi il prima possibile! Oh, ho un test a scuola! Controlliamo la tua vista. Leggi queste lettere. Ma non riesco a vedere niente. Pessime notizie, hai bisogno degli occhiali. Ecco, ora sarà tutto chiaro. Occhiali! Uccidetemi subito! Stai bene? Non esiste che io ora vada a scuola. Ehi, come va? Ehi, non tanto bene. Guarda, ho qualcosa per te. Forte, è una cosa carina. Pattini per il ghiaccio. Ma come faccio ad usarli? Ci sta solo prendendo in giro. Ho una gamba rotta, non potrò pattinare sul ghiaccio. Scusa, non ci ho pensato. Riprenditi il tuo regalo e vattene. Va bene, come vuoi tu. Ce l'ho messa tutta, li ho scelti personalmente e a lei non va bene niente. È un'ingrata, me ne vado a casa. È stata una giornata difficile. Tutti hanno visto il mio imbarazzo e ora non voglio più andare in classe. Ma non ho scelta, devo andarci. Scusate, sono in ritardo, posso entrare? Eccola, nerd! Lily, ma dove eri finita? Mi sono persa. Riesci a trovare la strada per la lavagna? Sì, signora Reed, sto arrivando. Mi aiutate, per favore? Ci metterà nei guai. Non preoccuparti, io conosco la risposta. Sei una vera amica. Guarda qua. Ecco qui, perdente. Lo sapevo. Guarda, sta per piangere. Smettetela di fare casino. Non so come risolvere questo problema. Perché devi venire in orario. Ora siediti. Ecco. Non è giusto! Non è colpa mia! Chi è adesso? Un attimo, state in silenzio! Mi sei mancato anche tu! Ah, che brutta studentessa! Oh, aspetta! Vattene da qui! Ora basta, basta! Odio la scuola! Non ci voglio più venire! Ehi, un attimo! Mi sei d'intralcio! È abbastanza in imbarazzo! Lavoriamo insieme! Imbarazzo ansioso? Sei un genio! Studierò a casa! Sono di nuovo loro! Hai trovato un posto migliore, vedo! Restatene lì! Perché mi seguono sempre? Oh, è ora di mangiare! Forse il cibo migliorerà il mio umore! Fantastico, il mio cheeseburger preferito! Questo posto è occupato! Va bene, mi siederò da sola. Sembra che Superman abbia sigillato il mio cestino. Finalmente! Che c'è qui dentro? Puzza! Lo sapevo, i nerd mangiano l'erba. Beh, almeno è sano. I ragazzi fighi mangiano gli hamburger. Facciamole uno scherzo. Appare fatto. Senti, vuoi provare? Ma certo! Ups! Non di nuovo! Hamburger di polvere, la ricetta speciale! Dove stai andando? Aspetta, ti piacerà! Va tutto bene, Lily. Non hai fame? Voglio andare a casa! Un po' d'ansia! Lasciateci andare, rovinerete tutto! Sono troppo preoccupati, bisogna calmarli. D'accordo, non ti vergogni a gridare così? È tutto perduto! Risparmiate i vostri nervi. Continuiamo a lavorare. Ehi, Lily, hai dimenticato il pranzo? L'hamburger polveroso aspetta. Bisogna solo ignorarli. Sedetevi, oggi faremo un test di matematica. Oh, da dove inizio?
È difficile. È il momento dei foglietti. Potete iniziare, il tempo scorre. Dobbiamo farlo in fretta. Per fortuna ho preparato le risposte, devo solo assicurarmi che non mi vedano. Un gioco da ragazzi, sono un professionista dell'imbroglio. La signora Reed non sta guardando. Quanto tempo è rimasto? Vi vedo! Che è quello? Sta arrivando! Sono in ritardo! Fammi vedere il tuo lavoro. Perfetto! Ce l'abbiamo messa tutta! Ha funzionato! Hai preso una A più! Continua così! Lily, stai imbrogliando! Come hai potuto? Cosa? Dovevi scriverlo tu! Beccherai una F con un grande meno! La seconda F della giornata! Mi avete incastrata! L'abbiamo salvata! Ottimo lavoro, timido compagno! Ve la farò pagare! Ne ho abbastanza! Non tornerò più! È terribile questa scuola! Non ho amici! Oh no, ho bagnato il mio cuscino! Beh, vorrà dire che dormirò sul bagnato! Sono libero! E adesso che faccio senza di voi? So con la vita, andrà tutto bene! Non posso fare niente da solo! Stupido cuscino, anche tu mi hai tradito! Non mi arrenderò! Ti asciugherò! Capito? Finalmente, ora sistemerò tutto! Lasciatemi prendere il controllo! Ho un'idea! Posso usarlo anche come microfono! Sapevo che sarebbe andato tutto bene! Ora torniamo al lavoro! Andiamo! Ti schiaccerò! Calmati, testa calda! Basta, te la farò pagare! Sono io che comando! Tenetelo fermo! Ora basta, mi metti in imbarazzo lì! Sei licenziato! Fate una pausa, prendete un po' d'aria! Lasciateci andare! La vecchia squadra è tornata, sistemiamo tutto! Potrei fare la cantante, così farei dei concerti! Niente più scuola! Ciu! Eccoci qua, ciao! Chi siete? Siamo le tue emozioni! È molto strano! Ti aiuteremo! Bisogna iniziare con l'autodifesa! Sono pronta! Dovete colpire Lily con questi! Lanciate! Che spreco di carta! Il tuo compito è di prenderle tutte e non lasciare che ti colpiscano! Ci proverò! Ora sai come difenderti! E dopo la difesa si passa all'attacco! Basta violenza! Ti aiuto io! Ho bisogno di assistenti! Le bambole vanno bene! 2 più 2? Quanto? Sono 4 bambole! E se ne aggiungiamo altre 2? Ci sono! Sono 6 bambole! Giusto! Batti un triste 5! Ora tocca a me! Facciamo di te una vera fashionista! Ci sto! Prova questi! Sembro una nonnina! Ci penseremo noi a te! Ecco qua! Troppo stretto! Questo è un fallimento, un flop totale! Oh, un altro tentativo! Bene, a scuola tutti saranno scioccati! È ora di fare colpo su di loro! Un attimo, un'ultima cosa! Questo completerà il look! Ora sei la migliore della scuola! Fatti guardare! E questo è il cibo! Oh, che schifo! Ti sbagli, il cibo sano dà un sacco di forza, visto? Ne voglio un po' anch'io! Non è affatto male! Wow. Ultimo tocco, una manicure moderna! Wow, wow, molto bella! La mia preferita! Aspetta un attimo, Lily, sei splendida! È ora di andare a scuola, non vedo l'ora di vedere le loro facce! Nascondiamoci, sono preoccupato! Iniziamo! La nostra Lily è la più bella! Posso farcela? Dammi il tuo zaino, nerd! Parli con me! Wow, sei elegante! Lo so! Ora sì che sei forte, diventiamo amici! Certo, sono d'accordo! Sto per piangere! Presa, ci hai creduto! Oh, giù le mani, prendi questo! Ma che? Sparite! È impazzita, andiamo via! Scappate, codardi, scappate! Ecco di cosa sto parlando, li hai distrutti! Grazie, non ce l'avrei fatta senza di voi! Lasciateci stare, non lo faremo più!
Promesso? Certo, lo giuro sul mio imbarazzo. Va bene, vi daremo un'ultima possibilità. Evviva! Che facciamo adesso? Non sono stata ai comandi per molto tempo. Lily ha bisogno di un po' d'ansia. Stai ricominciando, giù le mani. Wow, che ne sarà di me? Si comportano come se non esistessi. Non ho nessun amico. Mi sento così sola. Sarebbe fantastico averne almeno uno. Ma che le prende? E se fosse malata? Va tutto bene, la aiuteremo noi. Bizzarro, non funziona. E adesso? Non facciamoci prendere dal panico. Chi siete? Ci ha visti. Facciamo conoscenza, io sono Joy. Ciao, io sono Rabbia, come se non si capisse. Non cominciare, Mini. Io sono a paura. Disgusto. Chi ha inventato queste strette di mano? Non durerei un giorno senza antisettico. Povera bambina, non ha amici. E neanche le emozioni la toccano. Che tristezza. Oh, beh, devo stare un po' attenta al cablaggio. Sono così disgustosa. Disgusto, l'hai fatto di nuovo. Cosa? È la mia reazione naturale. Che abbiamo fatto? Come facciamo? Ho un'idea. Serve un ricordo felice. Guarda qua. Ricordo quel giorno. Stavo passeggiando nel parco con la mia bambola preferita, ma all'improvviso è iniziato a piovere. Un fulmine ha colpito Emily e l'ha rovinata per sempre. Ah, bella giornata, no? Uno dei giorni più tristi della mia vita. Ok, troviamo una soluzione. Ops, non ha funzionato. Sì, ci serve qualcos'altro. Ecco, Bing Bong ci aiuterà. Andiamo, amico. Che elefante carino. Carino. È come se venisse dall'inferno. Nascondiamoci. Ma che problemi ha? Non importa, è un codardo. È meglio giocare. Grazie. Sembra sia servito. Non sta più piangendo. Sì, Mindy, tirati su. Forza, Bingo! Bing Bong non fallisce mai, se le pentirà. Fantastico, spero almeno non abbia germi. Vai con Bingo! Questa è la mia scarpa! Mamma! Che ha fatto di male Mindy? Voleva solo giocare. Oh no, ha cancellato la lettera. Che peccato. Dobbiamo rispondere. Non avrò mai amici. Sarò sola per sempre. Oh, Mindy, che è stato? Stanno litigando? Vediamo. Oh, cielo, corriamo per salvarci. Wow, non sono mai stato al parco da solo. Vuoi il parco giochi? Forse lì troverò qualcosa di gioioso. Adoro le bolle. Fantastico. Ups, attenzione. Mindy non ha questi giocattoli. Hai visto la palla? Questa è la mia occasione. Ah, mi è sfuggito per un pelo. Paura, eh? Sì, ciao. Beh, ciao. Ma che sta succedendo? Ragazzi, diamoci una calmata. Pensi di essere intelligente? Che ti ha fatto quella brutta? Preparati, aspetta, è vero. Prepariamo qualcosa di buono. Ora basta. Ok, facciamo pace, ti ascolto. Allora? Il buon cibo ci tirerà su di morale? Ci siamo! Per prima cosa vediamo a cosa è affezionata Mindy. Ho trovato un ricordo perfetto. Quanto formaggio, è così buono! È pizza sia! Ma certo, la ricetta dovrebbe essere eccola! Allora, abbiamo bisogno di questi ingredienti. Sembra facile, facciamolo! Sì! Speriamo ci sia tutto quello che serve. Ho la pasta e la salsa. Io penso alle verdure, dovrebbero bastare. Ce n'è abbastanza per 10 di Mindy, quindi che è rimasto? Che schifo, salame! Disgusto, sbrigati, abbiamo quasi fatto. Manca solo il tocco finale. Sarò lieta di separarmene. Bene, e ora mettiamola nel microonde. Ci penso io. No, lo farò io. È stata una mia idea. Ho tagliato le verdure. Ehi, chef, mettetela qui. Disgusto ha ragione. Facciamolo insieme. Stabiliamo il tempo. Troppo! Ma lo dice la ricetta! Non è corretto. Tu non lo sei. Io lo so. Ma che ti fa pensare di saperlo? Ops! Oh no! Ops!
La nostra pizza o quello che ne rimane. Questo non rallegrerà mai Mindy. Cos'è questo suono? Guarda cosa ho portato. Palloncini, belli, ma non sono niente di che. Aspetta, che ne dici delle bolle di sapone? Sembrano carine, posso? Certo, fai pure. Soffia pure quanto vuoi. Beh, proviamo. No, non sono più contenta. Oh, d'accordo, ma c'è dell'altro. Se solo funzionasse. È da un po' che non faccio il giocoliere. Hop, hop, niente male. Voglio farlo anch'io. Stai avendo... Ups. Oh. Quindi il ragazzo non ha più paura. Fa caldo. Che ho fatto? Devo subito risolvere il problema. Aspetta, Mindy, torno subito. Sì, questo è un capolavoro. Oh, paura, ma dove sei finito? Ho tutto sotto controllo. Cosa? Ghiaccio, ghiaccio, dovrebbe essere qui. Trovato. Ho bisogno di un tovagliolo. Ora va meglio, andiamo. Dove? Vediamo. Oggi si comporta in modo strano. Beh, aspetta, Mindy. Farò attenzione. Bene, come nuova. Mi dispiace, non volevo farti del male. No! Ok, è il momento di restituire i giocattoli. Tornerò presto e penserò a qualcos'altro. Ho perso la testa. Beh, noi non siamo migliori, sì, lo so. Abbiamo bisogno di un nuovo piano. Cos'è quello? È geniale! Qualsiasi bambino sarebbe felice di mangiare caramelle. Che c'è? Ecco che c'è! Un bouquet! Può aumentare l'effetto. Ma certo, ottima idea. Sei con noi? Va bene, tanto non potete farlo senza di me. Una presentazione migliore porta più gioia. Ed ecco qua. Ho rovinato tutto, ma va tutto bene. Tieni duro, Mindy. I miei palloncini. Oh no, che tristezza. Sono qui. Ecco, tieni. Oh, finalmente. I miei palloncini. Grazie, viva. Perché? Ehi, ragazzo. Ti do tutto quello che ho preso. Davvero? Tieni. Urrà! È fatto. Ma che faccio con Mindy? Ci sono. E ora la cosa più difficile. Zucchero filato fresco. Meno male. Lo prendo. È mio. Chi vuole lo zucchero filato? Io, io, io! Allora prendetelo! Il mio zucchero filato! Conservane un po'! Fantastico, Mindy adorerà questo regalo! E ora una decorazione! Che bel piatto, no? L'ho fatto io! Ora firmiamolo! Splendido! Aspetta, Mindy! Stare da soli è noioso! Ehi, Bang! Guardiamo insieme i video di Oki Toki! Mindy, abbiamo qualcosa per te. Ecco. Dolcetti! Adoro il cioccolato. Lo mangerei tutto. Strano, la guancia mi prude. Sono allergica ai dolci. Abbiamo fallito di nuovo. Anche se... Datemi quel bouquet. Curerò il mio Bing. Sì! Mangia, amico. Se solo fossi reale. Basta, mi arrendo. È solo un fallimento, no? Mindy, sono qui. Voilà. Questi sono per te. Oh, Pico, dove siamo? Tadan! Wow, quanti sono! Ciao! Ehi, ragazzi! Ciao! Sì! Oh, ciao anche a voi! Ciao, sono Mindy! Ragazzi, volete delle caramelle? Ci puoi scommettere! Oh, aspetta, palloncino! Ne mangerei un bel po'! Condividiamo! Beh, ora va molto meglio! Perché li hai portati? Ora vedrai! Oh, quante cose belle! Non dimenticare il tè! Mindy è sempre più felice! Gli amici sono tutto ciò che ha sempre desiderato! Mindy, sei così divertente! Adoro gli elefanti! Questo è così carino! Oh, sono un elefante! Wow! Anche noi amiamo Oki Toki! Mindy si sta divertendo! Oh, avanti! Perché questo pulsante non funziona? Deve esserci rotto! Da quando ci sono questi amici non c'è più spazio per la tristezza! Ho capito, questo è molto triste, però sto bene! Aspetterò che Mindy cresca! Mindy è così felice! Ottimo lavoro, paura! Sono d'accordo! Che succede? Wow, cos'è stato? Wait! Accidenti, Amber!
Ci siamo scambiati gli elementi? Succede una volta ogni 100 anni! Ma che succede? Ora sono di fuoco! Mamma, papà, state bene? E adesso? Perché stanno urlando?